Dopo aver raccolto un solo punto nelle ultime quattro gare, la Vigor Senigallia torna alla vittoria regolando al Bianchelli 2-0 una buona Civitanovese che è rimasta in partita fino alle battute finali della sfida. Nel derby rosso-blu a vestirsi di bianco sono i padroni di casa, con Clementi alle prese con le lungodegenze di Alonzi e Tomba, che decide di modificare diversi elementi nell'undici iniziale rispetto al turno infrasettimanale, mentre Alfonsi non può contare sulla fantasia di Esposito e sceglie di affidarsi in mediana all'esperienza di Capece, lasciando a riposo il 2003 Domizzi. I padroni di casa non nascondono le proprie intenzioni di fare bottino pieno, prendendo in mano subito il gioco dopo il calcio d'inizio, ma corrono un serio pericolo trascorsi 6 minuti quando Mancini perde un pallone pericoloso sulla tre quarti, favorendo la fuga di Bevilacqua, che poi serve Brunet in area, che sciupa però calciando alto da posizione favorevole. Passa un minuto e è la formazione ospite a regalare una chance a Pesaresi con un'ingenua rimessa laterale. Petrucci in uscita ci mette una toppa. È la Vigor a manovrare con la Civitanovese che resta prudente e ben chiusa. Al diciottesimo l'intelligente sponda di Pesaresi permette a Gabbianelli di poter provare il destro dal limite. Passa l'acqua, capisce tutto e mura. È però il preludio al gol che arriva un giro di lancette più tardi. Al diciannovesimo, sugli sviluppi di un calcio di punizione alla tre quarti, Gabbianelli scodella in area, con essi in possesso il pallone vagante, salta un paio di avversari e dalla riga di fondo campo con l'interno destro disegna una traiettoria che supera Petrucci andandosi ad infilare nell'incrocio di pali opposto per l'1-0. La reazione ospite è inizialmente timida e produce solo una conclusione alla distanza di Capece al 27esimo che non impensierisce Roberto. Alla mezz'ora la punizione di Capece, che esce di poco deviata dalla barriera, sembra dare coraggio alla Civitanovese, che approfitta delle distrazioni in palleggio dei padroni di casa creando una ghiotta occasione per Padovani al 35esimo, ma la conclusione dell'attaccante viene alzata sulla traversa al prodigioso riflesso di Roberto. Gli ospiti alzano il baricentro e trovano un'altra opportunità al 41esimo sugli sviluppi di un corner da sinistra. Conè alza un pericoloso campanile nella propria area che Padovani prova a sfruttare girando in acrobazia. Roberto resta concentrato e blocca. Poi la prima frazione scorre fino all'intervallo senza regalare altre emozioni. Dopo il riposo i due tecnici non operano cambi e il copione resta simile a quello del primo tempo, con la Vigor che al sesto crea l'occasione per mettere al sicuro il risultato con Conè, che avvia l'azione e ricevuto il passaggio di ritorno di Fernandez in area fa tutto bene ma poi non inquadra la porta sprecando il pallone del raddoppio. La Vigor prova ad amministrare cercando ancora il momento buono per colpire, ma la Civitanovese riesce ad evitare pericoli e alzare il baricentro iniziando ad esercitare un certo predominio territoriale. La Vigor, pur con qualche affanno della retroguardia, evita pericoli, ma al 22esimo gli ospiti vanno vicinissimi al pareggio ancora, con una punizione di Capece dal vertice sinistro e l'area indirizzata verso l'angolo basso opposto, ma Roberto salva ancora la porta ripetendosi sul tentativo di Diop di spingere la sfera in rete, poi la difesa si salva in angolo. Il campanello d'allarme scuote i ragazzi di Clementi, che riprendono campo lasciando meno spazio alle manovre della Civitanovese, che ci prova ancora 10 minuti al termine con un bello spunto di Bevilacqua che scappa sulla sinistra e dal fondo mette in mezzo per Arias, anticipato dal provvidenziale recupero di Magi Galluzzi che si rifugia in angolo. I ragazzi di Alfonsi provano il forcing finale ma riescono a tornare a minacciare la porta di Roberto solo con un innocuo colpo di testa di Diop al 90esimo su punizione alla tre quarti che non preoccupa Roberto, mentre due minuti dopo a mandare in archivio il match è Ferrara che sfrutta bene un'altra iniziativa dello scatenato Conè firmando con freddezza al 92esimo il 2-0 che chiude i conti. Nei restanti minuti di recupero non succede altro con la Vigor che può lasciarsi alle spalle il momento difficile e la Civitanovese che pur uscendo battuta al Bianchelli ha dato la sensazione di avere la capacità e le possibilità di tirarsi fuori presto dalle zone calde della classifica. Mister Alfonsi, è arrivata una sconfitta al Bianchelli, però la prestazione della Civitanovese c'è stata. Sì, purtroppo le prestazioni però non portano punti, infatti sono contento della prestazione dei ragazzi, di tutto quello che hanno dato in campo. Perdiamo 2-0, quindi quello che conta è il risultato, quindi non va bene. Però, ripeto, siamo venuti qui a Senigallia, abbiamo giocato una gran partita. Siamo rimangiati un po' troppi gol e poi dopo con queste squadre una volta che vanno su ti puniscono e poi è dura rifarlo. Riprendiamo la prestazione, ripartiamo da questa prestazione e i ragazzi sono molto arrabbiati perché penso che non meritavamo di perdere questa partita, però ci rimettiamo al lavoro da martedì per cercare poi domenica di tornare al Polisportivo e dare qualche gioia ai nostri tifosi. La gioia per questa vittoria è veramente tanta perché eravamo abbastanza tesi e anche se onestamente, oggettivamente ho visto Vigor decisamente più belle, almeno dal mio punto di vista, da un punto di vista qualitativo parlo, ho visto una Vigor molto molto intensa, una Vigor che ha approcciato
molto forte la partita, con grande pressione, e abbiamo voluto fortemente il primo gol proprio come atteggiamento, quindi ci serviva un atteggiamento così in un momento come questo. Sappiamo giocare penso molto meglio, però in questo momento contava questo, non dico che contava la vittoria, ma contava veramente contava stare in campo con una voglia e una cattiveria che magari nelle ultime settimane avevamo mostrato forse un po' troppo poco, e quindi sono veramente felice per i ragazzi, perché negli ultimi giorni c'erano musi un po' troppo lunghi.